Ciao a tutti, io sono Andrea, siamo fuori dalla Home of Champions di Garbagnate e siamo qua a fare la recensione completa della Saucony Endorphin Elite. Non so se avete visto le mie prime impressioni, oggi come vi ho detto recensione completa, l'ho usata un bel po' anche in una gara perché volevo avere l'ultimo feedback. L'ho usata circa 80-90 km, direi che per una scarpa da gara in carbonio così top di gamma sono abbastanza. La mia idea chiara me la sono fatta e ora ve la espongo. Le caratteristiche di questa scarpa sono 39,5 mm nel tallone e 31,5 nell'avampiede per dargli un drop di 8 mm. 39,5 mm nel tallone banalmente perché bisogna rimanere nei 40 mm legali per fare le gare su strada. Una mescola in Power Run HG, che è la nuova mescola di casa Saucony, e anche l'uso del Power Run Plus invece per la soletta che è incollata alla scarpa che non si può togliere, quindi niente plantari. Questa è una scarpa neutra, io la consiglio per atleti abbastanza veloci, direi per delle corse sotto i 3-45 minuti al chilometro. Scarpa neutra che non perdona difetti di corsa, quindi assolutamente runner abbastanza leggeri e veloci. Io mi sono detto sotto i 3 minuti e 45 al chilometro. Ho testato questa scarpa principalmente in pista, allenamenti dai 500 metri fino ai 3000 e l'ho usata su strada per fare una mezza maratona circa a ritmo del medio. L'ho fatta a ritmo del medio perché ero mezzo scassato e non sono riuscito ad usarla più forte, però mi ha dato delle ottime indicazioni. Partiamo con i voti, andiamo subito con la tomaia. Beh, intanto leggerissima, in certi punti è inesistente, praticamente ci sono dei grossi buchi, ci sono dei punti rinforzati, questa specie di tape, è molto traspirante, abbastanza contenitiva perché comunque qua in avanti il mesh è abbastanza duro, ma secondo me abbastanza instabile, ho avuto secondo me un po' di cedimento troppo all'interno del piede. Vado con la parte che noi chiamiamo l'upper, linguetta, stringhe e la parte del tallone. Parto dalle stringhe, sono molto classiche, non mi hanno dato problemi ad allacciarsi e non si sono mai slacciate, quindi molto bene. La linguetta è anche lei molto inesistente, sembra proprio un velo. Mi è piaciuta perché comunque non mi ha dato grossi problemi con l'allacciatura. Con qualche altra scarpa da gara, soprattutto nei momenti un po' di tensione, quando te la devi allacciare si arriccia un pochino e ti dà fastidio al piede. Questa, anche se si arriccia abbastanza, non si sente sul collo del piede, quindi direi che è promossa. Mentre la parte del tallone, che io dico che sembra un po' una Crocs perché c'è la chiusura qua con questo pezzettino rinforzato, è una plastica abbastanza resistente, non credo che si romperà con il lungo utilizzo. Un pezzettino di calzino davvero morbido e questo cuscinetto dietro che non fa sfregare del tendine d'Achille. Ecco, questa qua secondo me è stato il suo tallone d'Achille, o il tallone da killer. Mi ha dato delle brutte impressioni quando correvo in pista perché mi sentivo sempre come se la scarpa si dovesse togliere, però è per fortuna che l'ho provata anche su strada, su una gara a 3,20 al chilometro. Ripeto, quando correvo in pista correvo a 3 al chilometro, un pochino più forte. Su strada non ho per niente avuto quell'impressione di scarpa che si dovesse togliere, quindi forse sì, ha dei ritmi abbastanza esasperati e con un gesto di corsa più votato alla spinta in avampiede, allora sì, dà quel problema. Su corse un pochino più controllate invece no. Una delle parti più interessanti di questa scarpa è l'intersuola, nuova mescola di casa Saucony, Power Run HG. Una mescola, una via di mezzo, un pochino più dura di una Zoom X, un pochino più morbida di un Lightstrike Pro di Adidas. La reattività invece mi è sembrata ottima. Non è, ripeto, quella scarpa morbida dove senti un'ottima spinta, è quella scarpa un pochino più duretta che mi ha dato delle ottime sensazioni.
anche delle ottime sensazioni di ammortizzazione, perché ho provato apposta a correre un pochino più lento tallonando e ho sentito davvero una gran protezione. Quindi mi piace, perché mi dà l'idea che su una maratona, quando uno è un po' più stanco e incomincia ad arretrare un pochino, possa essere protetto. E anche per chi ha provato le Endorphin Pro, sicuramente più duro, quindi secondo me è un pochino più reattivo, ma un pochino più duro rispetto alle vecchie Saucony, le Endorphin Pro. Passiamo alla suola. Allora, avevo detto nel first look che ci sono stati, avevo qualche dubbio, e qualche dubbio è stato un po' confermato, cioè si stanno un po' consumando nella parte bianca e anche stranamente di fianco a dove c'è la gomma un pochino più dura, mentre la parte della gomma più dura, soprattutto l'avampiede, mi è piaciuta, perché sempre su pista, voglio dire, non mi è capitato di correre col bagnato, non sono mai scivolato. Quando ho corso invece nella mezza maratona c'è stata una curva a 90 gradi, stavamo correndo comunque 3:20, 3:15 al 1000, curva su pista bianca, ghiaiettina, ho detto adesso vediamo. Il mio avversario ha perso il suo passo e correva con un'altra scarpa, e invece io zero. Quindi è vero che sono andato abbastanza convinto, però devo dire che su pista bianca e su qualche parte dove si poteva scivolare si è comportata bene, quindi secondo me buono. Peso della scarpa, all'incirca siamo sui 200 grammi per la misura 9,5. È un peso nella norma, abbiamo visto che c'era qualcosa che pesava di meno, sempre nello stesso ramo, c'era qualcosa che pesava di più, secondo me, quindi bene. La scarpa al piede risulta comunque molto leggera, non davvero sembra di mettersi un calzino. Passiamo al comfort. Come sensazioni, secondo me sono state molto buone, soprattutto sulla gara su strada. Ripeto, mi ha dato tanta morbidezza quando ho provato a tallonare, e comunque a fine gara mi sono sentito le gambe abbastanza fresche, quindi devo dire che il suo ruolo di ammortizzazione e comunque di spinta senza farmi stancare troppo è stata buona. Dall'altra parte, su invece dei ritmi più impegnati, quell'idea che si possa togliere invece mi ha dato un po' di fastidio. Ritorno di energia, secondo me siamo a un ottimo livello, siamo arrivati quasi al livello di altri brand più famosi. Abbiamo fatto sicuramente un salto in avanti rispetto alle Endorphin Pro. Devo dire che sono rimasto molto piacevolmente sorpreso. La piastra di carbonio è su tutta la lunghezza della scarpa, parte dal tallone e arriva nell'avampiede, che si suddivide per le dita. Fa il suo sporco lavoro anche lei, sia in stabilità comunque, ma anche come ritorno di energia. Non la si sente molto al piede, complice anche un po' la mescola un po' più dura, però si sente che è una scarpa con la fibra. Durata, per ora mi sono fatto una mezza idea, vedremo nel proseguo a quanti chilometri riuscirò effettivamente a portarla. Direi sicuramente 300 chilometri ci arriverà, forse 350. Il problema che secondo me, finito questo periodo, incomincerà a lasciarci un po' la tomaia e il battistrada comunque si usurerà troppo e sarà difficile di poterla utilizzare anche per altre corse, tipo lavori in pista o allenamenti un po' più intensi. Prezzo, 300 euro. Credo che sia la seconda scarpa nella classifica delle più costose. Davanti c'è solo l'Alpha Fly a 302 euro. Si trova sicuramente a prezzi un pochino più competitivi. Io a 250 euro ci farei un pensierino, perché comunque è una scarpa che ha fatto un grande balzo in avanti, comunque è molto reattiva, molto particolare. Questo è il voto finale, che esce facendo la media tra i nostri 9 parametri. Direi che, forse anche perché li ho dati io questi voti, mi ci ritrovo molto. È una scarpa, secondo me, senza infamia e senza lode, molto ben fatta, un intersuolo interessante, una tomaia in certi punti davvero ottima, in certi punti da migliorare sicuramente. La prima versione, mi aspetto una Elite 2 invece, con delle grosse migliorie, soprattutto nel tallone, e lì potremmo parlare di una delle scarpe davvero top di gamma, forse anche la prima, forse.
Niente, devo chiudere come al solito dicendovi di mettere mi piace al video perché è il mio video, di seguire The Running Club qua su YouTube ma anche su tutte le altre piattaforme. Andate a vedere gli articoli, non so se li avete già visti, non so se sapete che abbiamo un sito web, questo lo cura principalmente Paolo, è molto ben fatto. Ciao a tutti!